Amici del canale, ben ritrovati. Un video tutorial di aeromodellismo. Questa nuova radio, la bellissima FR Sky Tandem X20, arriva in modo 2, c'è da cambiare in modo 1. Allora, FR Sky è un po' troppo concisa e laconica su questo video tutorial. Ne ha fatto uno con una Horus X10. Le cloche sono le stesse, però con quel video c'è un piccolo particolare che ha cagionato danni. Questo ci servirà per appoggiarla. Non rovinarne gli interruttori. La copertura posteriore, a differenza della Horus X10, ha il connettore perché qui c'è un'antenna sul manico e il connettore va rimosso, cosa che sull'altra non c'è. Qualcuno non ha fatto attenzione e l'ha strappato. Premessa, io l'ho già fatto prima di iniziare il video, sono a piedi scalzi e non ho il braccialetto da mettere a massa. Mi sono scaricato toccando i tubi del termosifone dall'energia elettrostatica. Quando si va a operare su circuiti elettrici vicino, noi non toccheremo il circuito elettrico, ma è sempre meglio prevenire eventuali shock. Attenzione agli slider laterali. Adesso bisogna stare molto attenti. A favore di camera, guardate qual è il connettore. Action, eccolo lì. Connettore da staccare, da scollegare. Vediamo se riesco. Allora, qui è abbastanza lungo, per cui non occorre staccarlo, meno male. Adesso non facciamo altro che svitare questa vite. Oh, mettiamo qui ed ora irrigidiamo un po' la cloche. Lo stick. Vedete, sono due le lamelle. Una è quella della zigrinatura. La solleviamo. Sì. Sentite che non è più zigrinata. E qui l'allentiamo, possiamo farlo da fuori e abbiamo l'accesso per allentare. Ecco la rigidità. Questo comunque lo possiamo fare in un secondo momento accedendo dal posteriore del case. Allora noi dobbiamo mettere questo perno. Questo deve andare su questo cavalletto. Questa vite dovrà appoggiarsi al cavalletto così da disancorare il movimento dalla molla di ritorno. Bene. Eccolo. Qui ho già stretto. E poi ci regoleremo quanto vorremmo la resistenza della cloche. Per me, ecco, è meglio averla
troppo morbide non mi piacciono. Perfetto. Ricontrolliamo che sia tutto in ordine. Il quassiale non è un quassiale perché qui la massa la prende altrove. È tutto a posto. Rimettiamo nella loro sede gli slide laterali. Oh, eccola qui, vedete, ho rimontato anche le impugnature laterali aggiuntive, opzionali. E adesso direte, è a posto così? No, guardate. Vedete, lei è ancora rimasta con il modo 2. Pressa NK e adesso andiamo su Stick. Vedete, Channel Order, che sta per l'ordine dei canali, ATR, che è l'acronimo di Aileron, Throttle, Rudder, Elevator, ovvero il modo 2. Qui andiamo a cambiare il modo. Vedete? E mi dice subito Sticks in modo 2. Io adesso qui metto Aileron, quindi alettoni, Throttle, Gas, Elevator, Rudder, timone. Beh. E lui mi dice però Sticks modo 2. Quindi che facciamo? Non facciamo altro che selezionare il modo 1. Yes. Eccolo qui. Throttle, Aileron, Rudder, Elevator. Ed eccolo qui. Questo poi la vedremo in seguito, eh. Devo farmi un'idea. Mi sembra molto molto valida comunque. Accendiamo. Ed eccolo qui, non ti dice più che è il modo sbagliato, infatti, perché percepiva questo che adesso è l'elevatore come il gas. Seguiranno altri tutorial. E ecco la X20 in modo 1. Se vi è piaciuto gradirò il vostro like e l'iscrizione al mio canale. Signori, un saluto da Piero da Terza Sprovieri, ciao ciao.